I 200 gol in carriera di Andrea Caracciolo lo spengono il pomeriggio del Teramo, che al Bonoli scade 1-2 in una partita nella quale il diavolo avrebbe certamente meritato qualcosa di più. E invece la sconfitta complica maledettamente la rincorsa al quart'ultimo posto, che assicura la permanenza nella categoria. E dire che quel pomeriggio, finito poi in maniera amara, aveva avuto ben altre premesse. Già dopo 7 minuti, quando Zecca scappa alla retroguardia bresciana e si conquista un calcio di rigore che Saveriano Infantino, primo centro in biancorosso, trasforma in sicurezza. La reazione della formazione di Toscano non si fa attendere. Serve il bagger in stile pallavolistico di Lewandowski per disinnescare la sventola da piazzato di Maiorino. Poi una lunga fase interlocutoria interrotta nel finale dal destro strozzato di Persia dopo l'iniziativa di Giorgi, che prendeva il posto di Proietti. Fuori ma non di molto invece la girata nel tempo di recupero di testa di Zecca, servito da Ventola. La ripresa però è da film horror per il diavolo. In 6 minuti la formazione di Maurizi getta alle ortiche una vittoria conquistata con merito fino a quel punto, con una serie di errori da circoletto rosso. Prima è Caidi a mancare il pallone sul servizio da destra di Maiorino. Caracciolo ringrazia, prende il tempo a Piacentini e incorna alle spalle di Lewandowski il gol del pari, che fa girare inoltre l'inerzia della partita. E per la sesta volta il Teramo incassa gol in coppia, 6 giri di lancette e pesce pesca Guidetti, che nessuno segue, come vita. Il centrocampista appoggia al centro in maniera non perfetta e a Caracciolo corrono tutti i centimetri per allungarsi e ribadire in porta il 200° gol tra i professionisti. Un sigillo che spegne le speranze del diavolo. Maurizi prova a cambiare ma non riesce a far girare di nuovo il match dalla sua parte, se non nel finale, quando Polak prova dalla distanza col pallone che dà solamente l'illusione del gol. Illusione già, quella del Teramo di aver svoltato a fine 2018, e invece le cose adesso sono complicatissime. Sabato alle 18.30 arriva il Rimini. Sbagliare con la Feral Pisano ci può stare, farlo in uno scontro diretto a questo punto poi assolutamente no.